Al comunale di Gualdo Cattaneo va in scena una partita importante per le parti basse della classifica del girone C di prima categoria tra i Giovani Schiavo, la squadra ospite in maglia arancione, e il Pozzo in maglia bianca. Andiamo dunque subito a vedere le immagini, una cronaca piuttosto nutrita, come vedremo, con anche occasioni da gol fallite in maniera clamorosa. Subito il Giovani Schiavo al secondo minuto che provano la girata, la risposta al sesto della squadra di casa con questa incursione, non succede però nulla in questa circostanza. All'ottavo è ancora il Giovani Schiavo che prova con questo lungo lancio di Spao, la palla arriva al numero 10 D'Angelo, la sua conclusione termina alta sopra la traversa. La risposta del Pozzo è con questo calcio di punizione al quindicesimo di Ceccarelli, controllato facilmente dal portiere. Sull'altro fronte nessun problema per Santucci ad abbrancare il pallone in presa. Ancora il Pozzo con questo scavetto dalla lunga distanza al diciottesimo, palla alta. Al ventunesimo bella incursione, 1-2 in area di rigore, ma guardate che cosa si mangia il Pozzo per il gol del vantaggio. Si salva in qualche modo la squadra marcianese. Al venticinquesimo i Giovani Schiavo provano con Papatolo, la conclusione termina alto sopra alla traversa. La risposta del Pozzo al trentunesimo, tiro dalla distanza deviato da Todini in calcio d'angolo, e poi sugli sviluppi dell'angolo il Pozzo prova a chiudere in vantaggio il tempo, ma il tiro al volo se ne va sul fondo. Con le immagini andiamo alla ripresa. Al terzo minuto azione del Giovani Schiavo con il bel inserimento a destra, il cross al centro, non approfitta però nessuno con Papatolo che era pronto qualora gli fosse arrivato il pallone a segnare la rete del vantaggio. Al dodicesimo il Pozzo ci prova, ma il tiro è controllato facilmente da Todini. Arriva invece l'arbitro, al quindicesimo allontana il guardalini, e venticinquesimo cross per il Pozzo, occasionissima anche questa, palla che però si perde sul fondo. La risposta al venticinquesimo, un bel tiro da parte della squadra dello Schiavo e il pallone che se ne va sul fondo. Al ventinovesimo la palla spiove in area di rigore, Papatolo che controlla, mette al centro, il gol però viene annullato per un fallo precedente proprio di Papatolo, che va anche a protestare. Al trentottesimo la risposta del Pozzo, scampato il pericolo, c'è questo pallone messo indietro, il tiro, il colpo di testa, anche qui niente da fare oggi, porta stregata per la squadra di casa. E come succede dopo aver sbagliato molto, arriva il gol della vittoria per i Giovani Schiavo, e Cesaretti, neo entrato al 44esimo, a segnare la rete del successo. Poi il Pozzo si riversa in avanti, prova al 48esimo e al 50esimo ad arrivare al pari, niente da fare invece con questo successo. I Giovani Schiavo vanno ad appaiare il Pozzo, penultimo in classifica, 11ª sconfitta stagionale per la squadra di casa. Buonasera a tutti, la partita di oggi ci lascia con tanto rammarico, tanta amarezza per il risultato, allo stesso tempo ci dà tante garanzie per il futuro, perché sono 7-8 partite forse che cerchiamo di dare il massimo e ci riusciamo, e il campionato ancora sarà sicuramente lungo. Oggi i ragazzi hanno espresso un calcio di qualità, hanno avuto belle occasioni per vincere la partita, e allo stesso tempo la squadra avversaria con le zero occasioni è riuscita a capitalizzare il risultato, fa parte del gioco. Sono molto contento dei miei ragazzi perché si allenano in una maniera esponenziale, cercano sempre di dare il massimo, c'è un gruppo fantastico, e fino a pochi mesi fa la società era di seconda categoria, siamo riusciti a fare questo salto grazie al ripescaggio, quindi per noi risulta molto, molto difficile, però allo stesso tempo vedo una squadra brillante dove riesce a esprimere il suo calcio, e la partita di oggi, ahimè, purtroppo ci ha visto sconfitti, ma solo per un episodio dove appunto la squadra avversaria non è riuscita a fare nessun tipo di gioco e di partita. Ecco, la ringrazio e buon Natale a tutti. Io l'avevo detto in settimana ai ragazzi, la prima e l'unica vittoria che avevamo fatto era con loro in Coppa. A volte io nel calcio ci credo che esistono delle coincidenze. I ragazzi in questa settimana hanno capito l'importanza della partita, è stata una bella partita, battagliata, complimenti anche a loro, perché veramente non meritiamo secondo me questa situazione in classifica. A noi ci serviva una vittoria per
per ripartire, per essere consapevoli che ancora il campionato è lungo. Oggi è finito il girone di andata, domenica inizia il girone di ritorno. Voglio che i miei ragazzi non si adagiano su questa vittoria, ma la prendano come spunto, perché raggiungere l'obiettivo della salvezza a questo punto della stagione qualcuno può dire che è una cosa impossibile. Io, finché la matematica non ci condanna, noi lotteremo fino alla fine, daremo battaglia al girone di ritorno in tutti i campi, perché l'obiettivo per conseguire la promozione l'anno scorso lo vogliamo raggiungere, vogliamo rimanere in questa categoria, avanti tutta, con forza, con dedizione, con voglia, con coraggio. Un applauso al Pozzo, un applauso grande ai miei giocatori, sono contento per loro, sono contento per me, per la società, per tutti. È stata veramente bella sta vittoria, andiamo avanti, li aspetto in settimana belli carichi, e niente, nel frattempo vi faccio auguri di Buon Natale a tutti, e niente.